soluzione per te, naturalmente, Paolo. Se anche voi, tutti gli amici a casa, se avete degli problemi condominiali, ma anche mutui, tasse, pensioni e quant'altri, io ho un uomo che ha la soluzione in base alla sua scrivania, che è meravigliosa. Il dottor commercialista Gianluca Timpone. Vieni avanti, Timpone! Buongiorno. Buongiorno dottor Timpone, ci aiuti lei a risolvere questo problema delle cartelle esattoriali? Ci dica, per tutti gli amici che ci seguono a casa, come possiamo fare? Esatto, parte il timer, 120 secondi, Lo rispetteremo. L'ansia sono ampiamente giustificate, perché ogni qualvolta arriva una cartella esattoriale è sinonimo di pagamento mancato, pagamento di imposte, tasse o una multa. In questo caso però possiamo dare una notizia, diciamo, importante, che potrebbe dare sollievo a Paolo, perché è stata introdotta una disposizione che sostanzialmente cancella tutte quelle cartelle esattoriali ante 2010, cioè che riguardano imposte non pagate prima del 2010, in automatico. Però l'importante è che questo importo non supera i 5.000 euro. Ora però, qual è un'altra caratteristica che la persona deve avere per poter beneficiare di questo azzeramento, sì, diciamo, di questa sorta di sanatoria? Non deve aver superato nel 2019 un reddito di 30.000 euro. Non entro nella sfera privatistica, però se una persona ha delle cartelle esattoriali sotto a 5.000 euro ed ha un reddito dichiarato nel 2019 inferiore a 30.000 euro, in automatico l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni cancellerà queste cartelle esattoriali. Molto interessante. Questo è importante. Poi c'è da dire anche un altro aspetto importante, che siccome fino al 2010 è stato, come dire, introdotto la rottamazione o il saldo e stralcio, quindi probabilmente ci sono delle persone che stanno pagando saldo e stralcio e rottamazione. In questo saldo e stralcio e rottamazione magari sono presenti queste cartelle 2010. Allora queste, nel momento in cui vengono azzerate e cancellate, si ridurrà anche la relativa rata residua che bisognerà pagare per effetto della richiesta di rottamazione o di saldo e stralcio. È normale, non bisogna fare assolutamente nulla, noi che dobbiamo rivolgersi all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, perché questa cancellazione avverrà in automatico. E tra l'altro è proprio in questo mese che l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni sta verificando tutte quelle cartelle esattoriali, verifica anche quelli che sono i redditi dichiarati, e in automatico cancellerà le cartelle esattoriali. Quindi diamo una buona notizia a Paolo, che probabilmente con la multa non la dovrà pagare. Quanto servizio! Di belle notizie anche il nostro solo belle notizie. Grazie, ringraziamo il dottore Timpone.